Oltrid rivela ai sopravvissuti di Borgo Brullo ciò che ha scoperto sul profeta. Lui non venera né i venti né i sette, bensì l'esterno, una figura più grande e potente di qualsiasi altro dio, e brama il fiore di Amigdala per fare il suo volere utilizzandone i poteri. Ha già un piano per fermarlo, fa risaltare in aria l'intera città ed è determinato a portarlo a termine. Rendar, Alastor, Boris e Anna, sconvolti da queste informazioni, si rifugiano in Locanda per riorganizzarsi. Gli eroi di Fatumastra, invece, iniziano a fronteggiare Cirrus e i suoi balocchi, mentre alle loro spalle il professor Sullivan piange sul corpo senza vita del piccolo Lendris. E fu sera, e fu mattina, vi risvegliate all'interno della locanda. Noi eravamo appunto nella locanda, ognuno nella sua stanza, giusto? Eravamo andati a dormire. Sì, sono stanze spartane, cioè un letto, una scrivania e fine, cioè non è una situazione d'agio come era la casa sicura, però è un posto dove almeno sei tranquillo. Perfetto, la prima cosa che faccio è andare a bussare alla camera di Lisa. Lisa non è nella sua camera, deduci che sia già operativa. A posto, allora basta, scendo giù. Anne si sveglia irrequieto, ha fatto un sacco di incubi stanotte e ha ripensato a tutta una serie di cose che gli sono successe che lo fanno sentire un fallito di merda, perché in sostanza ha fallito tutto. Non è riuscito a proteggere i suoi compagni durante il combattimento, ha rischiato di perdere nuovamente un compagno, ha perso il fiore di Amigdala, è andato in mano al nemico, ha scoperto che dietro a questo nemico c'è un piano molto più grande che rischia veramente di compromettere tante persone e tante cose, e si sente inadeguato, quindi si sveglia molto male. Per riprendersi cerca di fare qualcosa per i suoi animali, per le sue piante, quindi si mette ad annaffiare, si vede che è un po' spento dentro. Dopodiché esce dalla camera e ritorna nella zona comune aspettando gli altri. Recuperi la piantina che nel frattempo durante la notte è ricresciuta, è più piccola di prima, capisci che comunque ha dovuto rigermogliare eccetera, però sono anche creature magiche, quindi non hanno lo stesso decorso di una pianta normale, insomma. Ti si avvolge al collo e ci sei. Io mi sveglio, io ho dormito bene, tutto a posto, mi sveglio, mi rimonto i pezzi che mi devo rimontare, faccio un check di tutte le cose che ho dietro che mi possono sempre essere utili per quello che devo fare, e dalla scrivania dove ieri stavo lavorando a questa nuova specie di macchinario c'è una pallina di metallo che ovviamente ha un incavo dove infilare il pollice come l'uovo che avevo fatto l'altra volta. La metto in tasca e mi dirigo tranquillamente giù per far colazione, avevo bisogno di caffè. Boris si sveglia un po' nervoso per quello che è successo negli ultimi giorni. Vede appunto il cadavere del vescovo, si avvicina, ha messo un lenzuolo sopra per rispetto e fa una piccola preghiera augurandogli un buon viaggio verso uno dei paradisi degli dei e che la bilancia gli sia d'aiuto. E sei abbastanza convinto che una figura come il vescovo sia proprio un'anima che gli dei si litigherebbero effettivamente? Non ho avuto modo di conoscerlo più di tanto, mi sembrava una brava persona, insomma. Però effettivamente sotto sotto mi dico, ma io sto cadavere che cazzo? Farei due problemi maggiori del vado in giro con un cadavere e lascio il cadavere in locanda. Suppongo che potrei fare due chiacchiere con il locandiere e dirgli per cortesia. Locandiere, ieri sera abbiamo un po' esagerato, io e il vescovo, se ne può occupare lei. Quindi mi vesto col cappotto, la divisa della chiesa, scudo e martellascia. Quale divisa? L'hai lasciata nella casa sicura di Renda. L'ho lasciata nella casa sicura. Quindi sei ancora in mutande. Beh, puoi indossare quella dell'Halfling, ti fa tipo toppino. Troverò una camicia, qualcosa. Tanto sì. È vicino al solstizio d'estate, fa caldo. Sì, sì. Ma prendo gli armadi, trovate N cose, una camicia, dei pantaloni, delle robe. Allora, c'è una maglietta con I cuore New York, NY, perché voglio assolutamente quella. No, ma c'è una camicia rosa. Solo quella. C'è solo. Secondo me Boris ci starebbe benissimo. Che tonalità di rosa? Salmone. Ne ha indossata una uguale Vegeta in Dragon Ball. Fidati, no, che ci quella era un bene. Po' più. Era un po' più da. Quello dell'episodio della patente. Qui. Anche. Prendo la camicia e mi sta. Sì, sì. Farò addirittura un pelo larga. Mi tiro sulle maniche, fa caldo e scendo. Ma le armi le porto già giù. Siete tutti quanti giù, caffettati, brusciati. Ciao Anna. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno.
Che c'è? Sai che ti sta bene? Mi piace? Sì, effettivamente. Mi piace. Non è male. Mi piace. Saranno contenti gli artisti che non fa la terza Arts per Boris. Vi vengono serviti frutta fresca e gallette. Nulla di incredibile. Però nella locanda ci siete voi, locandiere, che avevate già incontrato, Lisa, che è su un tavolo che sta leggendo dei giornali, e un altro paio di agenti. Guardo Lisa, la sto fissando quasi a soppesare ogni suo movimento, la sto giudicando. Io guardo Boris, Alastor, e dico... È tutta la notte che ci penso. Dovremmo infiltrarci in quella stamperia, secondo me. Non è un caso se siamo tutti quanti qui e ci ritroviamo immischiati in questa faccenda, anche oltre te. È già successa una cosa simile a Fatumastra, eravamo tutti lì per il volere di un dio. Varla sicuramente è coinvolto in questo, è chiaro come il sole. Non so cosa potremmo trovare là, però sicuramente è una pista da seguire. È chiaro che io non posso nuovamente affrontare una situazione drammatica come quella degli ultimi giorni senza la mia armatura. Devo assolutamente fare un salto a recuperarla. Non ti è piaciuto il mio incantesimo? Il tuo incantesimo, Anna, è stato fantastico. La prima volta che mi capitava di essere di legno. Però ti posso assicurare che la mia armatura funziona meglio. Noi nani, sai che col metallo abbiamo un rapporto un po' così. Ok. Tu vedi Alastor che gli viene da ridere. Cioè, quindi prima volta che ti sei sentito così di legno. Sarà stata contenta tua moglie negli anni. Comunque, c'è ancora una zanna. Infatti, stavo pensando un po'. Io te lo dico. Ma me l'ha servita lì. Comunque, l'idea di Anna non è sbagliata. Il problema è appunto quello, infiltrarci. Ogni volta che ci infiltriamo facciamo saltare un palazzo. Quindi sarebbe il caso che tu vada a recuperare la tua armatura. Perché con quell'armatura lì tu fai tutto questo rumore di ferraglia incredibile. Ha parlato l'uomo tuono. Lisa si alza. Se volete infiltrarvi sarà ancora più difficile. E vi butta sul tavolo dei giornali. Pericolosi terroristi attaccano solo Yelo. Ci hanno scambiato per dei terroristi. Sì. Non è che ci hanno scambiato, qualcuno gli ha messo letteralmente in testa questa idea. Vi accusano del rapimento del vescovo, di vari attentati in città che hanno demolito vari edifici. Vi accusano di un tot di omicidi che a questo punto sospetto siano stati sacrifici umani fatti dal profeta, ma che ovviamente stanno addossando su di noi. E tutta una serie di altre allegre amenità che vedono ovviamente il profeta e i suoi fuori di testa come dei santi martiri che stanno tentando di fermare noi criminali e noi come indica i giornali. Ma nei giornali è specificata la nostra immagine, i nostri nomi? Non ci sono delle foto o altro, però ci sono delle descrizioni. Un orco, un nano, esule della chiesa. Viene proprio descritto un traditore che ha collaborato per il rapimento del vescovo. A te addossano tutta la storia del vescovo. Quindi a te proprio Boris. All'organizzazione in cui specificano che c'è un nano, un della, nano chiesa. Della chiesa che ha tradito la chiesa dei venti collaborando per il rapimento del vescovo. C'è un orco con un braccio meccanico che accusano sostanzialmente di aver messo le bombe con cui hanno fatto saltare in aria magazzino, case, ma via discorrendo. Parlano di un pericoloso criminale che sta assassinando gente in giro, eccetera. Insomma, ognuno vi danno un ambito di competenza. Tranne che in verità vieni messo all'interno del pericoloso gruppo composto da un nano, un orco, un mezzelfo e altri. Tu sei e altri. E rimango un po' deluso perché dico ma no, ma come? È un pericoloso mostro rana. C'è anche una gazzetta, la Gazzetta della Caccia, dove parlano di varie armi con cui dare la caccia al pericoloso mostro rana e sotto c'è un disegno, ma tipo sei super deformato, super esagerato di Bruno. Strappo quel pezzettino dove c'è solo l'immagine della rana e poi, sai, in prospettiva lo metto in paragone a Bruno e dico Non ci somigli per niente, patatino. E comincio a fargli tipo le guance e gli faccio così. Dormi amore, madre. Era prevedibile. Dopo tutto il casino, il profeta doveva avere per forza un asso nella manica. Qualcuno di questi giornali è stampato ad Aresta per rievarla? Tutti. Un po' come i biscotti dell'S lunga che guardi, c'è scritto alla fine sotto che sono stampati da Bistefani. Tutte le varie bibite, alla fine sono tutti Coca-Cola. Esatto. Cioè, uguale, stessa roba. Dici, senti questo odore di libertà d'espressione. Sì, sì. Direi che l'idea di Anna è l'unica possibile. Dopo tutto, Varla. Giornale Varla, stamperia Varla, grazie a Varla. Forse è il caso che si vada a vedere in questa stamperia. Sì, anche perché ci hanno ficcato nel culo senza nemmeno metterci un po' di vaselina, quindi
Che cos'è la vasellina? Non vuoi saperlo? Ah, non lo so. Nella Vercor noi usiamo l'olio per motori. Cazzate a parte, l'unica cosa che possiamo fare è agire subito. Immagino che ci siano già fior fior di segnalazioni alla polizia e compagnia bella, e diciamo che le cose più riconoscibili al momento sono lui e indico Bruno. E, beh, oddio, tu col braccio meccanico... Ce ne sono tanti come te col braccio meccanico nella Vercor? Ah, se non hai un braccio meccanico nella Vercor non sei nessuno. Ok. Si può coprire con un cappotto. Dobbiamo trovare un modo di rendervi quantomeno presentabili. Per quello non c'è problema. Più che altro sono preoccupato per il fatto che la tua armatura, quella sì che darebbe davvero tanto nell'occhio. Non c'è scritto che c'è un nano in armatura. Beh, in effetti, tutti i nostri avvistamenti tu non hai mai avuto l'armatura. Quindi in realtà metterti la tua armatura potrebbe essere utile. Sì, il problema è che c'è scritto chiaramente che è un traditore della Chiesa e quella è un'armatura della Chiesa e lui è un nano con i basettoni grossi della Chiesa. Beh, non è che c'è scritto parlato Arconte qua su sul petto. Beh, sull'armatura sì, è un'armatura della Chiesa. Sì, però è un'armatura comunque che mi sono fatto io col design mio. Vabbè, seguendo il giornale, lui si dovrebbe vestire da barbone. Lui Render si dovrebbe vestire da barbone, perché qui mi ha detto che è molto elegante, quindi è il caso che ti vesta un po' da barbone. Come ha fatto Mastra? Ha fatto Mastra non ero vestito. Comunque è irrilevante. Insomma. E quindi quando era fatto Mastra era vestito peggio di quando è arrivato da noi? Beh, aveva anche la camicia parzialmente strappata. Signori, vogliamo andare? Secondo me ci dovremmo dividere. Potrebbe essere un'idea, effettivamente quello che c'è scritto sul giornale è che siamo un gruppo di totti persone, meno siamo e meno è probabile che ci scambino per lo stesso gruppo. Bruno lo posso mettere a dormire sotto la coperta e posso infiltrarmi, io sono piccolo, sono in grado di diventare invisibile, posso farmi aiutare da Max, anche lui è molto bravo. Quindi a scattaiolare dentro le cose. In questo momento lo vedete, Max si sta infilando proprio letteralmente una mano nel culo. Ma perché? Quindi ci stai dicendo che vorresti andare alla stamperia? Vorrei provarci, io devo capire se è lì che si trova il mio fiore. D'accordo, Anna alla stamperia. Chi va con Anna alla stamperia? Vado io con Anna alla stamperia, anch'io ho modo di nascondermi in bella vista. Se volete andare alla stamperia centrale Varla, sarà pieno, pieno di suoi guardie di sicurezza. E quelli sicuramente hanno un identikit più puntuale. Se posso tirare a indovinare, sicuramente avranno dato un identikit vago a legge, in modo che se anche vi beccassero possono dire no, non sono loro, per poi farvi sparire. Quindi bisogna fare estrema attenzione. Te invece vuoi andare a recuperare la tua armatura? Non posso affrontare nuovi combattimenti senza armatura. Scegli tu se vuoi andare da solo oppure ti accompagno. Potrebbe servirmi il tuo aiuto. Va bene. Spero che tu abbia degli amici, perché anche lì, dopo la questione dell'aver rapito il vescovo, vescovo particolarmente amato da queste parti. Ci sono le mie apprendiste. Forse posso provare a chiamare loro. Come? L'altro tizio, com'è che si chiama? Quello con gli occhiali tutto emaciato? Ridgar. Anche Ridgar. Sì, potrei chiamare Ridgar. Lui il contatto ce l'hai sicuro. E allora lo chiamo. Chiamo Ridgar e vediamo se risponde. Tu attivi il cristallofono. Ovviamente quando attivo il cristallofono, da buon vecchio, metto gli occhiali e faccio... Così proprio. Ok. Sta computando, sta entrando in comunicazione, però sta tardando la risposta. Passano 5 minuti. Metto giù, dopo 5 minuti, cazzo che no, suona. No, dimmi. Stanno passando 5 minuti. Se non vedo che non risponde, metto giù. Io in realtà mi sono alzato dal tavolo dopo ho visto che non rispondeva, che secondo me è morto, perché come tu ben sai, se non rispondono a Boris, per me sono morti. Certo. Sono andato su in stanza a rovistare nei vari armadi che ho trovato anche nelle altre stanze per vedere se ho trovato qualcosa, tipo anche solo un mantello. Trovi un mantello marrone scuro, capisci che non è taglia orco. Beh, certo. Ma finché riesco comunque a tenerci sotto il braccio che non si vede, a posto. Sì. E poi riscendo. T'ha risposto? No, ma penso che su di sopra ho lasciato il vescovo. So se ha il voxofono con lui. Beh, certo. Sì, no, non ce l'ho. Ok, allora voglio provare a chiamare il voxofono del vescovo, però mantenendo solo audio, in modo che se risponde qualcuno che non dovrebbe rispondermi, posso mettere giù senza farmi riconoscere. Vabbè, la domanda è: i cristallofoni possono essere sincronizzati? Se sincronizzato, ovviamente funziona solo col proprietario. Quello sarà stato sincronizzato? Ma il cristallofono computa.
Vuoi fare prima tu? Fai prima tu. Ma io in realtà sto là che aspetto che partiamo, non ho molto da fare. L'unica cosa che posso fare nel frattempo è contemplare sempre la mia biglia, guardandola fortissimo, ma nuovamente non capisco che cosa... Vedi le ondine dentro che si stanno muovendo molto lentamente, quasi un movimento impercettibile. Cioè chiunque altro la guarderebbe e direbbe è una biglia, ma tu che sai che si muovono, vedi quel lento inesorabile spostamento. Ti vedo fare questa cosa? Beh, sono lì. Finché aspetto. Che è? Questo? Sì. È un regalo del nostro amico in comune. Ah. Non ho ancora capito che cosa serva. Hai provato a lanciarla? Ho provato di tutto. L'ho morsa, gli ho dato fuoco, l'ho stretta in mano mentre utilizzavo un incantesimo. Non so che cosa faccia o che poteri nasconda. Ce l'ha sto vizio, eh? Cioè, sì, almeno sì. Il tuo martello si capisce cosa serve. Io questo coso dietro la schiena ancora non ho capito come funziona. Sì, quello stronzo parla per enigmi. Voi non avete idea come possa essere utilizzata? È una roba personale, Anna. Non devi arrivarci tu. Se vuoi posso provare a schiacciarla col martello. Mi torna alla memoria quando Rugo mi disse tra le tante cose anche di schiacciarlo, però ho troppa paura che si danneggi, quindi... No, no, grazie mille. Come se avessi. Render? Se fosse possibile farei cenno a Lisa di seguirmi. Ok, ti seguo. Andrei su in stanza. Chiudo la porta. Lisa, hai scoperto altro oltre la questione dei giornali, quello che insomma ha detto la stampa? No, purtroppo non c'è molto altro, ma alcuni agenti li ho fatti ritirare, erano troppo scoperti, la situazione è precipitata troppo in fretta e troppo in basso. Proprio per questo motivo volevo chiederti qual è il problema. In che senso? Il tuo comportamento, il tuo modo di rapportarti non solo con me ma anche con gli altri membri dell'ordine. Io lo capisco che dobbiamo mantenere un profilo basso. Di quali membri dell'ordine stai parlando? Parlo di voci che mi sono arrivate. Tipo? Quali voci? Che dopo quello che è successo ieri sera hai un po' perso la bussola. Ah, perché tu da ieri sera quindi hai parlato con altri agenti, giusto? Chi? Non è mio compito dirtelo. No, no, è mio compito saperlo. Io so benissimo che tu non hai parlato con nessuno. E ti dirò un'altra cosa. Tu non mi hai neanche chiesto chi è morto. Non sono io che sto perdendo la bussola, Rendar, ma sei tu che da quando stai in giro con quei fenomeni da baraccone ti stai improvvisamente scordando della nostra organizzazione. Abbiamo perso una casa sicura, abbiamo perso due agenti. Da quando stai con quelli, ti stai rincoglionendo. Questo è il punto. Tu dici che io sto perdendo la bussola? Ne sei davvero sicuro? Ti sei guardato allo specchio? Ti stai rendendo conto di cosa stiamo facendo? Abbiamo fatto saltare in aria due magazzini. Adesso abbiamo sul groppone l'accusa di non fare quello sguardo! Non con me! Con chiunque puoi fare quello sguardo, ma non con me! Rendar è fermo. Sei estremamente sicura di quello che stai dicendo? Sei tu sicuro di cosa stai facendo? Sì. E allora qua non c'è più nulla da dirci. Io me ne vado. Esce. Posto. Torno giù. Noi abbiamo sentito delle urla. Sì, sì, no, avete sentito. Vediamo Lisa andarsene proprio o... Sì, sì, no, Lisa se ne va. Non cerco di fermarla perché una donna arrabbiata, che sia per un motivo lavorativo o che sia per un altro motivo, è sempre meglio... Rendar, tutto ok? Se ne va. Dove va? Rendar è stranamente calmo. Chissà come mai. Dove va? Non ne ho la più pallida idea. Ma ti sembra questo il momento di farla andare via? Perché presupponete sempre che quando qualcuno va via sia colpa di qualcun altro? Potrebbe essere semplicemente che una persona decide di andare via. E se l'avesse deciso non l'avremmo sentito urlare fino a qua. Ma questi a parte che non sono fatti che ti riguardano. E lì Rendar comincia a essere seccato di questa situazione. È da quando è cominciato tutto questo, fondamentalmente, dall'inizio, fin da quando il corvo insomma è arrivato, che Rendar prende solo legnate. E quindi non sente di meritarsi questa cosa. Però allo stesso tempo... se ne batte il cazzo. Beh. Quindi mi giro verso Alastor che ha appena finito di dire quello che doveva dire. Alastor, non è il momento. No, però non so se ti rendi conto. No, non è il momento, Alastor. No, io sto parlando semplicemente di una cosa a livello logico. Una persona che ha tutte le informazioni
tu l'hai lasciata andare via? Io una persona del genere che decide di andare via, la sgozzo, non la faccio andare via con tutte le informazioni che ha in tasca. Sono un po' eccessivo. Non uccido una persona semplicemente perché ha un momento così. Questa è l'unica differenza che c'è tra me e voi. Io ho preso molte più bastonate, molte più rotture di coglioni in questi ultimi 2 anni. Scusa? Non 2 anni, 1 anno e mezzo. E non ho fatto altro che cercare di tenere il molare alto, per quante cazzate io possa fare. L'unica differenza è che io le riconosco. Cosa dovrei dire io che ho passato 200 anni nella chiesa tranquillo, infiltrato, eccetera, appena ho conosciuto voi sono arrivati gli indaco, i casini, e adesso vogliono ucciderci. Il problema è proprio questo. Il problema è che forse il nemico non vuole che noi usciamo in armonia. Dividi e t'impera, no? Randall ha ragione. Adesso non facciamo a gara di chi è più sfigato. Abbiamo una missione che va al di sopra di tutte le altre problematiche. Non ci deve interessare dove va quella tizia. Perché io al momento non so. Non sai chi sia. Non me l'hanno presentata. Esatto. Siamo in 4 e abbiamo tante capacità. Mettiamole in pratica e cerchiamo di non fare nessuna mossa che vada a favore del nemico. Litigare va a favore del nemico. Sono d'accordo. Bravo, Anna. Ora, tornando al piano, come vogliamo muoverci? Randall e Boris vanno a recuperare l'armatura di Boris? Sì, mi sembra l'unica cosa da fare. Io e Alastor allora cercheremo di infiltrarci dentro questa stamperia, cercando informazioni o cose. Dove ci rincontriamo? Nella speranza che questo posto non venga trovato nuovamente, qua. Cercherei un altro posto, non mi fido più di stare qua. Nessun posto era sicuro come la casa sicura, eppure ci hanno trovato. Possiamo ritrovarci giù da Oltrid, che sarebbe anche il caso di avvertire di non far esplodere la città, visto che ci tenete a non far esplodere la città. Vabbè, abbiamo un piano. Non la vuole far esplodere oggi, mancano ancora un paio di giorni. Ha detto di avvisarlo il prima possibile, se non mi sbaglio, quindi potremmo trovarci direttamente giù da lui e avvisarlo che abbiamo un piano. Ok, ha senso. Anna, tu sei pronto? Possiamo andare? Sono pronto. Abbiamo un modo di comunicare con Boris? Voi avete quei cosi, sì? Quelle palle? Riscendo da Bruno, lo accompagno su nella stanza, facendo cenno a Max di tenerlo d'occhio. Una volta che ho coperto Bruno, quindi l'ho addormentato, gli lascio il biberon di miele. Lascio le chiavi a Max e mi riunisco ad Alastor. Andiamo, Ann. A me ormai viene istintivo. Lo prendo e me lo metto sulla spalla. A me viene istintivo prendermelo e mettermelo sulla spalla. Cioè, Alastor lo trova estremamente carino. E mi trasformo in gufo. E okay. Andiamo. Allora Alastor esce, coperto col suo nuovo mantello, eccetera, eccetera, parte. Nel momento in cui lui esce, il tuo cristallofono computa. Non dico cazzo era ora, ma lo penso. È una chiamata in entrata. Attivo solo microfono, non il video. Maestro! Ok, attivo anche il video. Vedi Ridgar, proprio percepisci il bagnato di questa figura. All'asma, sta morendo. Che succede, Ridgar? No, ho visto la chiamata, però ero lì in mezzo a fare con tutta la gente e mi ha preso il cuore e mi ha preso e non l'ho soccorso. Ma c'è 30 anni, Ridgar, il cuore cosa? Ma sono andato in bagno, ho finito di star male, proprio sono male davvero, è un casino, sto in bagno, sono sporco, sono brosso in tetto e allora è arrivata più gente. Calmati, respira profondamente. Maestro, che cazzo sta succedendo? Un casino. No, respira. Ok, ci hanno incolpato ingiustamente di molti crimini. Tu sei al sicuro? Non capisci dov'è? È una latrina. È in un buco, non capisci, è troppo buio per me. Probabilmente in questo momento c'è illuminato soltanto il suo viso e il resto è... E boh, sembra un pollice perché ce l'ha sì. Sei al sicuro? Sì, penso di sei sì. Sei da solo? Sì. Ci sono anche lì nell'Itz, lì in no, quel... No, sono scappato, mi sono chiuso in uno dei miei armadi. Nell'armadio? Sì. Non nell'armadio, in generale lì nella chiesa. Ah, sì, la maestra, sono entrambe, stanno facendo un po' di casino, non lo so, la maestra Iaconos sta facendo un po' ferro e fuoco, un po' di paura. Vai da loro e devi dire che devono stare calme, tranquillizzarsi, si risolverà tutto, che non facciano più casino di quanto già abbiamo. Ci penso. Ci hanno detto che abbiamo fatto. Capito, Ridgar? Adesso cercheremo di venire là in qualche modo. C'è un'entrata sul retro? Sì, sopra,
posso provarci un modo. Quanti acuti. Dillo a Lin. Lo dici a Lin con parole semplici, Lin capirà. Va bene, ce la posso fare. Anzi, verità, tu vedi. Perché si sta tremando la mano. Madonna. Non ti preoccupare, i venti sono con noi. Il terreno vibra e con esso anche gli automi che sono a terra. In quel momento collassa al suolo anche l'automa che stava fronteggiando Marcus, come se improvvisamente le energie gli fossero venute a mancare. E vedete che si squagliano. La pelle e tutto quello che c'era dentro si liquefà, estendendosi in queste grosse pozzanghere che in breve tempo allagano sostanzialmente tutta la zona in cui vi trovate. Cosa che ti fa sospettare il motivo per cui non avete trovato pezzi. Ma rimangono gli esoscheletri metallici con dentro quella che vedete essere come una enorme batteria. Non riuscite a vederla bene perché appunto c'è questo costato metallico che la protegge. E il metallo non riuscite così su due piedi a riconoscerlo, ma sembra una lega non comune. Poi ribadisco per l'ennesima volta, le luci sono particolari e tutto, quindi non è così facile senza fare un tiro buono identificare le cose. Gli esoscheletri, una volta ormai scoperti, vibrano come se stessero allineando qualcosa. Ma Sir Ross spara a Jackie. Scello di merda. Scello di merda. Gli è ancora un po' sul culo per quello che ha fatto. Fallisce. Bravo, spara Jackie. Di nuovo. Colpisce. Per fare il figo allunga un braccio, spara verso Jackie. E Jackie, che si sta ancora un attimo ricomponendo, vedi che c'è il collo e il proiettile passa letteralmente in mezzo a una specie di nodo che si è fatto al collo. Porca! Spara di nuovo, Jackie viene preso come se... Tipo un blob. Sì, fa proprio blob. Gli entra dentro, si accartoccia e continua a ritrasformarsi normalmente. C'è il rosso che è lì, tipo... La sua nemesi, praticamente. Sì, cioè, che vuoi, guarda sto cuore, che cazzo. Vabbè. Dalia, a te. Guardo i cadaveri liquefatti, faccio un passettino indietro, giusto per... Ma che cosa cavolo sono queste cose? A quel punto penso molto ingenuamente che non sono più un problema. Il problema è Sir Ross davanti a me. Quindi con la mia azione bonus sposto il marchio del cacciatore su Sir Ross. Ok, Sir Ross viene marchiato. Jackie, puoi combattere? Ma affascinante! Sta una crema, Jackie. Ok, sì, sta una crema, Jackie. Tramite lui cerco di utilizzare deflagrazione occulta. Jackie, restituiscigli il favore! 20 naturale! Wow! Damn, girl! E subisce un bel di 10 di danni più il marchio del cacciatore. In realtà sono 2 di 10 di danni più 2 di 4 del marchio. Oh, sì, cazzo! 6? 9! Più 15, il D4 del marchio. 3. 15, 18, devi tirare anche quello due volte. Esatto. 1.
1. Va bene. 15, 18, 19. 19. Jackie è lì che si sta riformando piano piano, ha il becco all'insù e tipo sta facendo quen, quen, quen. Gli si apre la pancia. Se vedete lo stomaco di Jackie aprirsi così tipo fauci di carne e piume, fa questa gettata dritta, nera, tipo laser, che va a prendere Cirrus. Cirrus che è ancora lì col braccio, lì che sta... Vede arrivarsi il ra- non si muove, cioè è lì che pure. Wow, ho visto Jackie poche volte farlo. Così forte sì, cioè devo dici, eh? Sentite un forte odore di salsedine. E in questo momento vedete un pezzo della faccia di Cirrus colargli giù, come è successo per la donna affascinante, con anche qualche ciocca di capelli. Cirrus comunque, nonostante tutti quegli impianti e quegli innesti, era bonazzo, bello, cioè quel fascino criminale. E quando gli si scioglie questo pezzo di faccia, però sotto non vedete un volto sobrio ed elegante come quello degli automi che gli sono intorno, ma qualcosa di più grottesco, sembra più un teschio, metà osso, metà metallo. E vabbè, e come vi dicevo prima, gli occhi, le orbite sono occupate da delle sfere di metallo che vedete meglio, sembra quasi un enorme magnete, non vi è chiaro come possa vedere, perché sembra appunto un magnete pieno, quindi tipo, dopo Dahlia, tocca agli NPC. Jackie che attacca due volte. Eh sì, perché comunque Jackie lo usi come ripetitore del tuo potere e poi anche al suo turno. Abbiamo Marcus, Jasper, Jackie. Sullivan lo faccio subito, piange. Ah, ok, mantiene concentrazione. Sì, sì, okay. Sì, mantiene concentrazione, è molto importante. Marcus è lì, dice, ma no, ma mi stavo divertendo. E si guarda intorno e usa tutta la sua azione di movimento per andare dietro alle spalle della tizia che spara. Va alle spalle dell'automa, l'automa sente questa presenza dietro, esatto, lui è lì. Così. Jasper, di nuovo. Questa volta tiene una bacchetta a tanto così da una delle due staffe più grandi. L'altra la alza di nuovo facendo un cerchio diverso sostanzialmente. Quando dà la stoccata, Galjit e Kenshi vi sentite tonificati, come se aveste messo il Vixinex. Sentite proprio una boccata d'aria fresca, vi sentite proprio bene improvvisamente. Vediamo quanto bene. 10 punti ferita bene, vi sentite? A testa? Sì, 1-1. E che cazzo è Jasper? Ma è buololo. Quindi, ho fatto Jasper, ho fatto Marcus, manca Jackie. Allora, Jackie non ha ancora rimesso a posto, come vi avevo detto prima, va allungato le zampe per prenderlo a pugni. Non le ha ancora rimesse a posto, quindi sostanzialmente vedete Jackie che sta nuotando sul pavimento con queste zampe troppo grosse, mentre al becco di... C'è un abominio in pratica. Abominio. Cioè, se non fossimo abominio sicuri che è dalla nostra parte, probabilmente lo elimineremmo. Con Cirrus che lo sta guardando. Cirrus che si gira, fa, vabbè raga, a Vasco quello schifo me lo devi levare. Finisce così il turno di NPC. Torna il turno dei nostri villain. Sì. La tipa si gira verso Marcus. In realtà la differenza di altezza fra Marcus e l'automa che ha davanti non è così tanta. Allarga le mani in questo modo, vedete un crepitare di elettricità ancora una volta fra le sue mani, come l'energia che si creava quando sparava, e poi sentite uno scoppio fortissimo, come se un lampo fosse proprio bam piombato in mezzo al rione. Mi fate tutti quanti un tiro salvezza su Costituzione. Su Costituzione? Molto su Costituzione. Bene, troppo... Sì. Oggi proprio non è la mia giornata. Secondo te? 20 nat. Yes. Buono, ottimo. Tua. Sei. 16 più 1, 17. 5 più 1, 6. Bene, e allora... Kenshi e Nakarashira. Ma oggi proprio it's my day. Subiscono 15 danni. Oh, beh, ancora. Anche Jasper, vedete che si tappa le orecchie, evidentemente anche lui ha subito il danno. Marcus è un po' più difficile da capire, ma l'unica cosa che vedete è che viene sbalzato indietro di un paio di metri. Intanto Sullivan, meanwhile, piange. Piange con i danni. E non paga di ciò, spara anche a Marcus. Dopo aver fatto questo gesto, di nuovo canalizza e punta su Marcus e lo prende dritto nel petto. Il mantello di Marcus cade e vedete il Cavaliere delle Radici, uno degli elfi combattenti che aveva combattuto il Fatumaster un anno prima, svettare in tutta la sua stazza. L'altro tizio, invece, tenta di colpire. Prima te. 17? 18. No. Ok. Poi te.
No, questo non passa proprio. Ok, usa la reazione. E tu hai la reazione. Io sentinella. Prego. 13 più 8, 21. 21 passa. Furtivo, 4 di 6 danni più 5. 5, 2, sono 9 più 4, 13 più 5, 18 danni. Il tizio è ancora vivo. Adesso sta iniziando a imparare i loro movimenti. Capisci che non sta messo benissimo. E ancora una volta vedi un leggero delay. Vedi che ancora una volta, man mano che cadono i suoi compagni, c'è un rallentamento nei movimenti, c'è un rallentamento nella gestione del combattimento. Gian, a te. Ritardo l'azione e ritardo dopo Kenshi. Ok, quindi dopo Gian abbiamo Kenshi. Continuo ad attaccare il simpaticone. Attacco con la spada prima, vediamo un po' se poi usiamo l'attacco extra come penso. Vediamo un po'. Vabbè, te lo sto banco addio, ho fatto 19 più 4 più 3, vabbè. Vai. Ok. Passa. Vai, allora, dai, 2 di 8, ti prego, ok. 3 punti. 6 punti più 2 più 4. 15 danni. Ok. Va giù. Lo schiacci, proprio lo appiattisci come una scatoletta, fa proprio crunch. Come va giù? Come lo schiacci, vedi proprio. E dalla rabbia che comunque mi permette di capire che questo personaggino è a terra, scatto contro la splendida donna che attacca Marcus. Quindi scatto verso l'incantatrice per mettermi in posizione da combattimento davanti a lei. Davanti? No, beh, se lei è verso Marcus, a questo punto ha alle sue spalle, immagino. Mentre sei in movimento, vedete di nuovo la spada di Kenshi che diventa tipo fluida, diventa tipo liquida e si restringe tornando alla sua grandezza normale. Io faccio proprio tipo così tra i cadaveri, dopodiché scatto, vado a fiancheggiare l'incantatrice, mi metto appunto di fianco a Kenshi, butto anche un occhio per capire, perché io non ho mai visto Marcus ferito, non so come guarire Marcus. No, effettivamente tu non sai come metterlo a posto, vedi che qua ha una bruciatura, però... Eh no, ma gli fai un buco e esce la sabbia, credo. Sì, devo parlarne con Lucius. Esatto, dovete un attimo verificare la cosa. Comunque, in questo momento non vedi danni strutturali, vedi che qua ha un annerimento, appunto una bruciatura. Sono abbastanza incazzato, perché comunque ha danneggiato il mantello di Marcus un tempo di Leto. Mi gira un po' i coglioni. Così, lo vedi lì per terra. Per terra il mantello o Marcus? No, il mantello. Il mantello. Indovina chi ha fatto 20 naturale. Ne va bene. Madonna, capito. Raga, ma cosa siete? Prego, cioè, guarda, io faccio 1, 5, 3, 20, 20. 3 di 6 di furto. Furtivo per 2, 1 di 6 di pugnale per 2, più 5. 30, 35, 40 danni. Perfetto. Okay. Quanto? Okay. Già, 40. Capito? Che si lamenta dei suoi pugnalini. No, no, è andata giù, l'hai sciolta. Ah. Sì, 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 arrivi e... Come giro di fianco a Kenshi, ti senti soltanto una mano che ti abbranca sotto il bicipite, ti uso per fare tipo... Sì, così, sì. Piantare proprio il coltello nel cranio, dentro la tempia. Lo fai, tra l'altro la botta è boom, gli entra tutto, ma quando raggiungi il finale del pugnale gli dà un colpo secco che le fa partire la testa e si schianta contro lo spigolo e quando cade la testa si apre come un uovo di Pasqua. Non pascio, continuo a utilizzare il movimento rotatorio per girare su me stesso e tirare il secondo pugnale al merda. Ok. Tiro per colpire normale, senza vantaggio. 8 più 8, 16. No, non passa. Quindi... Vabbè. Vado a qualche parte. Lo recupererò. Shiran. Conscia di quello che è appena successo, avendo visto liquefarsi la gradevole incantatrice, io uso tutta la mia azione di movimento per spostarmi verso Syrros, quindi mi avvicino il più possibile in modo da essere davanti a lui, prendo le distanze e casto paura. A cono davanti a lui. Materializzo la sua più grande paura davanti a lui, a meno che non mi superi un tiro salvezza. Compare da Jack. Esatto, sta per dire. Non so perché. Due Jackie. Materializzo la cosa di cui ha più paura al mondo. Non funziona perché la sua più grande paura è già lì. Non importa, glielo raddoppio. Quindi... È lì che sta nuotando nella sua direzione. Superare. Ok, dimmi quanto devo superare. 16. Lo passa. In che senso lo passa? Lo passa che non ha effetto. Niente, oggi sto così. Effettivamente senti anche la tipica vibrazione sul dorso della mano, capisci che Erasmo ci mette anche del suo. Crei questo turbine di aria pesante in maniera abbastanza similare a quello che abbiamo visto intorno al pugnale di Dalia, però un po' meno tetro, un po' meno cupo. Ha delle sfumature un po' più arancioni. Syrros viene comunque preso da questo oggetto, vedi i capelli che gli sono rimasti che... Quando passa questo effetto, è lì, fermo, non si è schiodato di un millimetro. Slot livello 3. Eh.
È saggio. Provato. Speravo non fosse anche saggio, invece è pure saggio. No, il vero problema è che ha tirato con vantaggio. Perché ha tirato con vantaggio? Scopriamolo subito, poiché è il turno di Sir Ross. Sir Ross irrompe in una risata di gusto. Di nuovo allarga le braccia con l'energia elettrica che pervade i suoi arti, poi si infila le mani dritte per dritte nel costato. Scava dentro e quando praticamente le mani sono scomparse, vedete soltanto gli avambracci entrare nel suo petto, vedete che inizia. L'energia inizia a pulsare, a diventare sempre più forte. Ogni volta che dà una spinta è come se stesse usando un defibrillatore su se stesso, sostanzialmente. E in quel momento vedete rotolare i corpi. Non solo i corpi meccanici, ma anche i liquami che sono formati iniziano a muoversi verso di loro. E lui, man mano che ride, vedete che i liquami iniziano a salirgli addosso. Lui cresce di massa. Gli scheletri iniziano ad appiccicarglisi addosso, ma in maniera grottesca. Non è una struttura sensata. Vedete un costato che gli si mette su una spalla, teste che gli si mettono su una mano come se formassero delle gigantesche nocche, finché non diventa questa torreggiante creatura fatta di questo misto di carne, innesti metallici. Gli si forma un muso da tipo alligatore che, quando si apre, ha dentro la sua testina tutta radicata all'interno di questa creatura, con filamenti di carne, vene, ossa e metallo che lo collegano come se fosse il fondo della gola. L'altro braccio invece è rimasto un po' più sottile, però anche quello è tipo un intreccio di braccia che terminano con un ultimo teschio, quello dell'incantatrice, che non riuscite a capire per quale motivo gli ha ripristinato la parte del volto iniziale. Gli sono rifatti dei capelli, però sembra più che i capelli di Sir Ross siano stati trasferiti sul suo teschio, come se avesse voluto in qualche modo ridargli parte della sua bellezza originale. Ci sono dei lembi di carne che hanno riformato il suo volto, ma è un lavoro posticcio, come se avessi tentato di riattaccare con l'attacco un vaso rotto. Quando completa, vedete che col braccio, quello un po' più slim, con la testolina, lo alza verso l'alto. Accidenti, questa volta sicuro finiamo male. Moriremo, moriremo tutti! Calmi, dobbiamo solo non fargli capire com'è andata. Aspetta, vorresti ingannare il Re Corbo? Ma lui sa tutto, sa ogni cosa e sa che siamo spacciati! Non tutti! Se ci giochiamo bene le nostre carte, la pagherà solo uno di noi. Intel e Pendragon sono orgogliosi di annunciare Sì, Oscuro Signore Luxastra! Il gioco da tavolo dove lo scopo del gioco è inventare panzane e non attirarsi le ire del vostro irascibile padrone. Sì, avrete anche fallito la missione che vi ha dato. Ma niente vi impedisce di mentire e scaricarvi la colpa a vicenda. Divertitevi a inventare scuse usando ben 121 carte interamente provenienti dal mondo di Luxastra. Sì, Oscuro Signore Luxastra uscirà il 19 maggio in occasione del Play di Modena. E i pre-order sono già aperti sul sito di Pendragon. Link in descrizione. Non sarà facile. No, in un modo o nell'altro ce la faremo. Andiamo allora. Mi alzo e lo seguo. Procedete, ovviamente voi siete partiti per primi e siete i primi ad arrivare. Fatemi un tiro sopravvivenza. Oh no, di nuovo! Ci perdiamo di nuovo! Non perderti. 20 nat. Perfetto. Ormai la strada la conosco come le mie fottute tasche. Io sono sulla sua spalla, quindi a prescindere dal mio tiro. Cosa hai fatto? Avevo fatto 9 più... Ah, no, no, ok, vabbè. No, solo se era uno cambiava la sito. No, 9 più 4. No, ma tanto lui, lui ormai vive qua sopra. Lui mi dice, andiamo di là. E io di nuovo ti dico, no, sì, fidati che andiamo di là. E alla fine arriviamo sempre, quindi... Eh sì, eh. Eh sì.
Guardandovi un po' intorno, seguendo un po' di indicazioni, andando un po' a logica, alla fine ci arrivate. L'edificio è un edificio normalissimo, vedete gente che entra, c'è un bel via vai, perché è una stamperia in funzione, quindi percezione su tutte e due per l'ambiente. 16 più 4, 20. 15 più 7. Qua e là riconoscete guardie di sicurezza di Varla, che hanno la stessa divisa di quelli che avevate visto a Porto Progresso. Capisci che non sono evidenti, ma sono in forze. Devono aver capito che avete un brutto vizio con i magazzini e quindi probabilmente hanno aumentato la sorveglianza, perché vedi che c'è uno affacciato alla finestra, uno all'entrata che sta facendo i controlli. È una situazione un po' così. Ok, mi abbasso gli occhiali, muovendo un po' le lenti, per zoomare, penso perché fanno tipo anche binocolo, per guardare bene un paio di guardie, in modo tale che nel momento che userò l'incantesimo non ho roba che flickera, non ho roba sbagliata. Piuttosto aspetto anche quei 2-3 minuti. Ti richiede un quarto d'ora. Sì, sì, lo fai proprio io nel frattempo, bene, mentre bene, faccio questa cosa, dico ad Anne, che è ancora gufato, dammi un po' di tempo che controllo bene come sono fatti questi tizi, perché non vorrei sbagliare a trasformarmi, quindi... Stringo gli artigli, non per farti male ovviamente, sulla spalla di Alastor per fermarlo. Muovo gli occhi per fargli capire che ho bisogno di parlargli, quindi dobbiamo andare in un punto più isolato. Vuoi i broccoli? Ah. Faccio cenno. Sta avendo un attacco epilettico. Io penso che poverino deve aver preso un colpo di caldo fortissimo. Gli faccio segno di aspettare un attimo. Finisco di fare quello che sto facendo e poi cerco una traversa, un carruggio. Nel frattempo, voi avete meno difficoltà perché è più facile arrivare nel centro storico e il Duomo è enorme, non è che puoi mancarlo di tanto. Però proprio perché nel centro storico e nella piazza principale tutto, c'è molta più sorveglianza, molta più gente. Vedete che la zona è proprio pattugliata, ma durissimo, da agenti del legge, vedete guardie di sicurezza dalla Varla, vedete anche dei tizi del culto. Vi lascia abbastanza vuoto. Tizi del culto, ma non cultisti. Non vanno in giro con le bende e tutto. Vedete che hanno dei giacchi che avevano quei tizi e sono col cappuccio più calato. Non vedi le bende, però sai benissimo che sono quei tizi. Sì, probabilmente sono i beta dei cultisti. No, sono la versione public. Fatemi un tiro furtività entrambi. 17, 6, 23. 11. Ok, ci siete. Tu con molta più tranquillità ti aggiri fra la gente. Quando vedi che qualcuno si sta girando verso i tetti, infili in mezzo a gruppetti, per te è un po' diverso, sei più ingombrante ed è un po' più difficile passare inosservato. Però alla fine, stando sui margini delle strade, senza mettersi in mezzo a troppi casini, eccetera, arrivate al Duomo. Cerco di andare verso la zona dell'uscita barra entrata sul retro, sperando... Quello del chiostro. Sperando appunto di incontrare qualche volto amico. Girate intorno e quando arrivate sul retro, effettivamente vedete Ridgar che è bagnato. L'unica vera descrizione che si può fare di quel ragazzo, più pallido del solito. Andare, ascoltami, sei meno visibile di me. Vai da Ridgar e digli che sono qua. Non voglio andare dritto come una spada. D'accordo, non c'è problema. Ridgar, stai tranquillo, non succede niente. Com'è la situazione qui? Tesa. Ok, questo lo vedo anche io. C'è qualcosa che io e Boris dovremmo sapere. E vedi che si sta guardando intorno fortissimo. Oh, penso di poter farvi accedere dentro per incontrare qualcuno, ma bisogna fare molta attenzione. Tutta la chiesa è stata mobilitata, vi stanno dando la caccia. Mi avvicino di più. Quindi la chiesa stessa sospetta che Boris sia un traditore? Sì, 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 sì. Ah, molto bene. Dobbiamo recuperare l'armatura di Boris, se è possibile farlo. Sarà un po' difficile. Guarda, la cosa migliore che si può fare è che noi ti aspettiamo dietro il vicolo e la recuperi tu. Possiamo fare un passaggio attraverso il chiostro, che è poco frequentato. Ma il maestro? Non ti preoccupare, il maestro è lì. Ok, vedi Ridgar che si sta guardando intorno. Voi siete lì, di fianco. Lin! Mi nascondo dietro. Va bene, seguimi allora. Ok, lo seguo. Ti devo tirare un altro dado? Sì, fammi un'altra furtività. Vabbè, furtività c'ho 6, quindi 19. A Ridgar sta andando, essendo che tutti lo conoscono e sanno che è di natura così. Non fanno troppo peso al fatto che sta lasciando una scia stile lumaca di sudore. Schifo. E
Quindi quanto passa, in realtà vedono lui, passano lo sguardo su di lui a quello che stavano facendo. E a te praticamente ignorano, passi inosservato proprio perché c'hai quel faro di Ridgar. Attraversate appunto il giardino e anziché entrare dentro il duomo, Ridgar ti fa prendere una traversina e un passaggio sotterraneo. Entrate nella zona delle cripte, sostanzialmente, la zona sotterranea del duomo. Camminate per in totale, fai una decina di minuti, forse anche 15. Alla fine arriva nella zona dell'armeria, cioè nella zona quella che intuisce essere dell'armeria. Ok, mi guardo intorno per vedere se trovo l'armatura di Boris, che ormai siete ancora fuori. L'armeria è ancora pesantemente sorvegliata. Ok, quindi pesantemente sorvegliata nel senso quanta gente? Cioè, fai conto che è l'armeria, quindi solo all'entrata ci sono due paladini in full plate armor della Madonna. E dentro puoi facilmente intuire che ce ne siano altrettanti, se non di più. Mi rivolgo verso Ridgar. Ridgar, ora se puoi fare qualcosa, te ne sarei grato. Va bene. E vedi che entra dentro all'armeria. Nel frattempo, tu hai finito la tua osservazione. Ce l'hai. Allora, approfitto di un momento in cui magari c'è meno gente, mi posiziono dietro Alastor e mi trasformo un secondo soltanto per utilizzare localizza oggetto come incantesimo. Master, so già che non funzionerà, però è giusto, io devo fare questa cosa. Concentro tutte le mie energie e tutto il mio chakra per localizzare entro 300 metri il fiore di amigdala. Non è sicuramente nella stamperia. Senti qualcosa, ma non hai un'individuazione chiara. Finisco di concentrarmi, guardo Alastor dal basso e gli dico: oh, forse ho percepito il fiore, ma di sicuro non è nella stamperia. Ma comunque ci dobbiamo entrare lo stesso per controllare un paio di cose, eh? Va bene, torno gufo e mi ritrasformo. Io, siccome c'è gente che passa, non è che posso, capito? Op. Quindi cosa faccio? Mi siedo a terra, mi copro completamente col mantello, col sitar davanti, come se stessi chiedendo l'elemosina. Sì. Faccio 3-4 note come se stessi accordando il sitar e nel frattempo lancio camuffare me stesso. Cambio tutto quello che ho addosso per sembrare una delle guardie, tranne il mantello. Il mantello lo lascio uguale. Ok, va bene. Fatemi entrambi un tiro su furtività. 3. 16 più 3, 19. Tu furbescamente fai attenzione a quando ti trasformi, perché comunque il mantello non è che ti copre anche le gambe. Certo. In maniera astuta ti metti di fianco a un cassonetto di immondizia, un qualcosa che occlude la vista diretta su di te, e piano piano ti trasformi. Ce la fai. Hai tutta quanta la divisa, eccetera, con sopra però il mantello che è rimasto fuori dalla situa. Io però mi giro verso di lui, che è ancora un gufo, e non posso entrare con un gufo sulla spalla. E no. Quindi prima cosa che faccio è togliermi il mantello, farlo su tipo a pallina e nasconderlo lì vicino al cassonetto, perché giustamente non me lo posso portare. Lo fai. Poi mi giro verso Anne e dico: però così non sei proprio... Anne non lo sapeva. No, infatti te lo sto dicendo, faccio, non hai un modo per non farti vedere, qualcosa del genere, perché entrare con un gufo la vedo un po' complicata. Mi ritrasformo nuovamente. Va bene. Ed utilizzo l'incantesimo invisibilità. Devo essere concentrato, ma mi dura un'ora. E da invisibile faccio: tu non puoi vedermi, ma sono qui. E allora sarò al tuo fianco. Andiamo. E mi avvio verso l'ingresso della cartiera. Ok, entrata principale. Entrata principale, come se fosse uno che sta andando a lavorare. Ok, perfetto. Vieni fermato subito. Tesserino, da un'altra guardia. Mi ha mandato Franghi. Sono nuovo, mi hanno detto primo giorno, mi hanno detto che devo venire a fare tutto il tesserino, tutto qua dentro. No, il tesserino te lo danno alla sede centrale. Ah, cazzarola. Però sei in ritardissimo, tra l'altro. Devo cominciare oggi, io non sto capendo, se mi sono trasferito da poco. Io vengo da... Cioè, proprio perché mia madre... Senti, non mi interessa. C'è il tesserino? Sì, non ce l'ho, non me l'hanno fatto. E allora devi andare alla sede centrale, recuperarlo e venire qui. Però devi sbrigarti, perché guarda che è già tardissimo. Ti faranno un culo che non ti dico. Ma già che mi fanno il culo, non mi puoi far entrare il tesserino? L'ho preso così dopo. Lo fanno pure anche a me il culo. Ma tu fai finta che non mi hai visto? Per favore. Lui ride davvero, comunque, io te lo dico. No, non rido davvero. Tiro salvezza su Costituzione. Ma ho visto io! Ma perché siete così cattivi con me? Ma porca madonna. No, sto scherzando, Simone. Comunque avevo fatto 19, tacca dal cazzo. Me.
Dai, per favore, che poi mi licenzio. Un lavoro ho trovato, che poi mi devo tenere mio fratello più piccolo, che quello sta nella criminalità, l'abbiamo tirato fuori. Io sono invisibile. Sì. Vedo delle persone che sono entrate. Sì, sì, sì. Posso provare ad avvicinarmi se qualcuno di loro ha la scheda, il tesserino a vista per rubarglielo? Fammi prima un tiro percezione per vedere se ne vedi uno. E indagare forse? No, è più percezione, no, devi proprio vederlo. Okay. Uff, 16 più 7. Sì, vedi della gente che effettivamente ce l'ha, che gli pende dalla tasca o che ce l'ha ancora in mano. Puoi farmi un tiro su rapidità di mano, ti direi. Nel frattempo, in verità, se vuoi puoi farmi un tiro su persuasione, Alastor. 7 più 4. 7 più 4. Ti guarda, ti fa: ascolta, senti, non mi interessano i tuoi problemi. Se ti faccio passare, poi lo perdo anch'io il lavoro. Mi spiace. Al massimo. Oh, accompagna questo alla sede centrale. Sì, in carrozza, che così si sbriga. Guarda, più di questo favore purtroppo. Grazie, sei stato gentilissimo. Cioè, proprio. Intanto, se vuoi te, farmi il tiro su rapidità di mano. Porco d***o. L'hai chiamata però, eh. 4. Ti avvicini, vedi uno che effettivamente ce l'ha in mano e fai... Hop! Lui si gira. Oh, cazzo, mi è caduto. Lo riraccoglie. Vedendo che non ci sono riuscito, sperando che Alastor trovi un modo per entrare, io procedo. Anche perché ho un'ora di tempo. Posso ricastare invisibilità, ma... Quindi mi infiltro. Ok. Cercando di ascoltare anche un po' le voci delle altre persone che sono entrate, cerco di farmi un'idea di dove sta andando il flusso di gente, se hanno delle riunioni, delle cose, non lo so. Ok, stavolta mi fai un tiro su indagare. 9 più 3, 12. È una situazione un po' aliena per te. Questo genere di edifici, questo genere di robe ti è totalmente sconosciuto. Segui un po' di gente, trovi degli uffici, trovi la zona dei macchinari. Vedi proprio questi grossi macchinari. Stanno stampando, stanno facendo. Vedi che da una parte stanno facendo dei giornali, un altro sembra che stiano facendo dei libri. Il posto, tra l'altro, è grande, cioè ti rendi conto che da fuori non sembrava. Quindi cammini per un bel pezzo. A un certo punto, però, ti accorgi che non tanto seguendo il flusso della gente, perché non riesci ad ascoltarli bene, perché parlano fra loro, c'è casino, le macchine, eccetera. Però semplicemente ti accorgi che prima zona, uffici, eccetera, eccetera, seconda zona, macchinari, eccetera. E poi c'è un'altra piccola zona che è meno bassa. Battuta, c'è meno gente dentro. Potrebbe essere una zona amministrativa? Boh. Beh, provo a esplorare anche quella zona. Te cosa fai? E io sono lì che mi curo, sta arrivando il tizio per portarmi via in carrozza. Sì, si avvicina a questo orco che ti guarda. Primo giorno? Sì, non mi hanno ancora fatto il tesserino. Ma com'è possibile, scusa? Come sei arrivato fin qua con la divisa senza tesserino? A piedi, perché non ce l'ho in una carrozza. I due si guardano. Campagnoli. Dai, muoviti, vieni con me. E fa per andare verso la carrozza. Un detonante sulla carrozza. No, mi sembra eccessivo. Picchia, vedi la carrozza. Col cavallo. Ah, volevi farlo sullo scoiattolo, non sulla carrozza. Scusa. In realtà volevo farlo su tutti gli NPC che lui ha provato a darci, è diverso. E ti porta nella zona sul retro. C'è una rimessa per carrozza che capisci non far parte direttamente della stamperia, ma è una roba limitrofa ma a sé stante. Si mette a parlare con della gente. Quale prendo? Quella no, però quella deve... Stanno parlottando fra di loro. Lui prova a parlare con la gente, io provo a sgattaiolare via senza farmi vedere. Ma guarda, in verità lo fai senza difficoltà, perché loro sono lì. Poi lui non ti stava cagando di pezza. E vedi il retro della stamperia, dove ci sono altre porte, altre robe. Allora vado dove c'è il retro della stamperia, provo a infilarmi nel pertugio. Ok. Non c'è un altro strozzo lì, ma stavolta gli do un cazzotto in bocca, cioè. C'è un altra porta, stavolta chiusa, perché comunque non è una porta di servizio, è only dipendenti, e c'è un altro della guardia di sicurezza. Questo però è lì tranquillo, che sta guardando abbastanza annoiato. Scusa se ti disturbo, sono in ritardo. Se passo dalla parte davanti mi fanno rapporto, io volevo sapere se posso entrare da qua. Oggi è il mio secondo giorno, non vorrei fare figure. Vedi che quello è lì così, si guarda intorno, ti guarda. Controlla meglio. Allora, sono indeciso se pagarlo veramente o fargli stretta folgorante per farlo svenire. Forse stretta folgorante è un po' eccessivo. Allora, non sei così lontano dalla zona rimessa. E poi uno che cade lì per terra. Anche non sta bene, svenuto!
Secondo te, se io stavo bene, lavoravo qua, non è che sono proprio il secondo giorno di lavoro. E allora ti posso offrire. Ci vediamo dopo il lavoro, ti offro da bere. Che tiro fuori tipo una decina di monete d'argento. C'ho queste. Però poi ti giuro che poi qua mi pagano, andiamo fuori a bere, offro io. Promesso. Non t'ho mai visto, non so neanche chi sei. Sono Franghi. Sono Franghi. È scritto proprio Franghi. Franghi. Aspetta, è una G. È Franghi con la G. Sono Franghi, vengo da Monocolle. Ok, fai un tiro per sosione. Ho capito. Fammi un tiro su inganno. 14 più 4, 18. Ti guarda. Guarda le monete. Vabbè, dai, levati dal culo. E apre la porta. Veloce, grazie, veloce, grazie. Veloce. Vado dentro, vado ti dentro. Chiude la porta che probabilmente ti dà una sculacciata. Interessante. Mentre tu entri, tu lo vedi entrare. 4-4, mi avvicino. Sei riuscito a... Ah! Che? Zitto, sarò io, non dare nell'occhio. Non farlo mai più. C'erano un paio di persone a guardare. È caduto della carta sul piede, fa malissimo. Tirano dritti. Allora, ascolta, ho perlustrato un po' tutta l'area e ho visto che lì c'è la zona dove stanno stampando. Ah già, tu non mi vedi. Io sono lì che prendo in mano cose e faccio finta di guardarle. Gli tiro, no? Il vestito nella direzione in cui sto indicando. Lì c'è praticamente la zona in cui stampano. Lì c'è là, lì c'è lù, bla bla bla. In quel momento senti una mano sulla spalla. E in quel momento senti qualcuno che ti afferra per la spalla. A me? Scatta questo urlo potentissimo acuto. Tiro salvezza su saggezza contro paura. Tutti? Cioè, tutti. Io gli ho castato paura e questo ricasta paura. Specchio riflesso. Cioè, proprio specchio riflesso. Sei un'orribile persona, veramente. E ho fatto 20 nat. Lo accetto. Contro incantesimo. Ho fatto 20 nat anch'io. E vabbè, buccio di cucco. E c'ho pure il vantaggio, aspetta. Sì, vabbè. 20 nat di nuovo. Confermo. Più 3, 6. Ok. È intimidito. Tu subisci paura. 15 più 1, 16. 16 passa. Ok, perfetto. Oh. Sì. Kenshi, tu davanti a questa roba hai un attimo di... No, ti si flasha male robe che tu hai visto nel futuro. Bella condizione di mio fratello, tipo. Sì, hai un attimo di panico collegato a quello che dicevi prima rispetto a Shiran, il devo salvarla per salvare il futuro, eccetera, eccetera. Hai questo momento del... Oh, porca troia, ti sale il panico del e se fosse già troppo tardi? Ti vai a nascondere dietro questa porta. No, il momento Andros. Minchia, così distante. Questo è il momento Quando hai paura devi usare tutto il tuo movimento in direzione opposta all'avversario. Okay. E là c'è la porta aperta, ti vai a nascondere dietro un muro. Lo vedo proprio Kenshi che... Marcus fa cadere la sua arma. Ting! E rimane fermo. Jasper c'è. Sullivan piange. Sullivan ha superato il tiro salvezza. Ma, per piangere. Per piangere, sì. Eroe. E dopo la paura arriva l'attacco. La bocca da coccodrillo si chiude, si gonfia come se avesse delle guance di fianco e quando si riapre, spara questo enorme raggio elettrico come quelli che sparava prima, ma decisamente più grande. Solo che la potenza è tale che non è preciso. Lo spara così. Shiran ha quel momento di... Io faccio tipo, chiudo gli occhi. È finito? Vedi che c'è letteralmente un solco intorno a te. Dalia, a te. Lo vedo, insomma, ho visto di peggio. Non sei minimamente impressionata. Minimamente impressionata. Jackie, fa qualcosa, immobilizzalo. E tiro braccia di Adar. Immobilizzalo. Vorrei, se posso, se il master me lo consente, una se roba tipo la foglia. Nuota. Una mega pozza sotto di lui si espande. E poi, tentacoli.
No, no, non riesce a farlo così grande. Gli prenderà almeno le gambe. No, 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 sì, è un gigantesco budino di carne, non ha... Vabbè. Jackie, provaci! Ok. Dai, Jackie, io credo in te. Vai, Jackie, usa bolgibotta. E Jackie ci prova. Nuota, 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 tutto contento. Si apre la bocca sullo stomaco. Escono dei tentacoli che tentano di acchiappare qualcosa, ma... Vedi i tentacoli proprio... È la sensazione di quando hai una presa tedesca e sei in Giappone. Tiro comunque i miei 2d6 danni perché se lo supera... Di mezzo. Faccio la metà dei danni. Ok, vai. 4. Ok. 4. 1 e io sulla scheda ho scritto uno del marchio del cacciatore, sulla scheda ho scritto anche che a ogni turno faccio un d4 di danni occulti. Sì, sì, e infatti adesso tiri anche il 4. Perfetto. Quindi la scena sostanzialmente è questa, Jackie ci prova. Non ce la fa e poi dopo Dalia ci sono il turno degli NPC, che in realtà Marcus no, Jackie e Jasper. E ti ricordo che Jackie ha il marchio del cacciatore. Jasper guarda la situazione. Ah, Jackie si avvicina e tenta di masticare il coso. E no, non c'ho un pacco. E vedete proprio il becco che... È triste, prende le misure ma capisce che è un boccone troppo grande per la sua boccuccia di fata. Amore. E quindi tocca a Gian. Vedo quello che è successo. Kenshi che scappa, ok, è un effetto magico. Marcus che si blocca. Ah, Jasper che fa, che faccio? Hai due scelte, o ci curi o lo fai esplodere. Dopodiché mi muovo, messaggio mentale in elfico a Marcus. Datti una svegliata, agisci, adesso! E sono già a portata, mentre schivo lo schifo di sto stronzo, mi avvicino a Jackie e faccio un solo attacco, perché ho solo un pugnale in questo momento. Vantaggio. 10 più 8, 18. Non passo. Dopo Gian tocca Rob. Rob, tu adesso puoi fare un altro tiro salvezza, sempre su saggezza, per vedere se ti riacchiappi dalla paura. Ah, pensavo durasse... Vabbè, proviamo. No, no, beh. Okay. 13 più 3, 16. Ci sei. Bene. Kenshi prende un attimo, se la prende con se stesso, si dà due schiaffi. Nel riprendersi, comunque, la rabbia gli monta dentro, un po' come quando devi andare via Brombase, no, praticamente. A Bombay. No, via Brombase, sì. È un'altra lunga storia. Quindi mi guardo intorno perché prendo coscienza e capisco di non essere ancora nella stanza. Dico, che cazzo ho fatto? E ricollego a quello che mi ha fatto paura, quindi questa figura qua. E la rabbia mi monta dentro. Hai un'altra cosa. Senti formicolare la mano. È come se ci fossero dei piccoli aghi sull'impugnatura. Quando guardi la spada, la inclini leggermente e c'è un effetto di luce nel quale vedi come riflesso un volto. Non riesci a identificarlo, non riesci a capirlo, ma è un volto sfigurato dal dolore, dalla rabbia. È come se la spada stesse soffrendo. In quel momento ti ritorna in mente quella notte in cui, guardando, pulendo la tua spada, a un certo punto hai percepito come una fame, un appetito, un qualcosa, una pulsazione, un'energia provenire da essa. E quando le hai avvicinato l'altra spada, quella che una volta apparteneva a Leto, per la prima volta hai visto il vero volto della tua lama, che anche all'epoca divenne liquida, come è successo poco fa, ma formando come una specie di fauce che piano piano, crunch, 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 iniziò a masticare la spada del tuo defunto compagno, assimilandone i poteri. Memoria di quel potere che avevi scoperto in quella lama, adesso capisci che probabilmente quella paura, quella sofferenza che hai provato non l'hai provata soltanto te, ma è stata amplificata da quella lama di cui tu ancora non conosci l'origine. Non sai esattamente cosa sia e cosa valga, ma una cosa è certa. Ogni volta che sarai in difficoltà, ogni volta che ci sarà qualcosa che ti frenerà o che ti farà perdere la via, avrai due oggetti, due cose a ricordartelo, la spada e il braccio. Mi scaturisce un pensiero, cioè l'associazione della fame e della spada un po' mi fa venire un'idea. Comunque so che i miei compagni hanno bisogno di aiuto, quindi comunque, anche se titubante, mi avvicino a passo un po' più sostenuto verso il nemico. Puoi usare tutto il tuo turno per fare un'azione di corsa. Lo faccio. Stringi i denti, stringi la spada. Nel momento in cui lo fai, la stringi con una potenza che sfidi in quel torpore. Quindi è come se avessi degli aghi e li sfidi, stringendo ancora più forte, e in quel momento la spada sembra come raddrizzarsi, come dire ok, e poi pum, parti come una scheggia e si torna in campo. Vuoi andare
in fronte in muso o di lato? Di lato, di lato. Sai mai che ti voglia fare un big ciuch? Dopo Rob, Shiran. Inizio a volteggiare su me stessa, inizio l'esibizione bardica e do ispirazione di fuoco, infusione di fuoco, ai miei compagni. Quindi vi beccate un più 4 di danni di fuoco ad ogni turno e uso la mia... Ad ogni attacco che eseguite, voi avete un di 4 extra danni. Io mi muovo alle spalle di Kenshi, mi metto proprio dietro Kenshi e uso cura ferite, slot di livello 1 però questa volta. Ok, un di 8 più caratteristica. Yes. Vada. Un po' di vita in più è sempre apprezzato. 5, 5 più 5, 10. Dai. Sì. Better than nothing. E in più vi beccate l'infusione. Agile come un uccellino, inizia a muoverti per il campo di battaglia danzando. Sinuosa come una volpe. Parte della tua coreografia ti permette di toccare la spalla di Kenshi infondendolo di energia benefica. Tutti quanti vedete le armi che state brandendo in mano abbicciarsi di fiamme. Jasper di nuovo fa lo stesso movimento di prima. Ding. E puntando di nuovo Galjit e Kenshi vi cura di 11. Ma è OP Jasper. L'archetipo che ho costruito per Jasper è molto potente perché aumenta di molto l'area, la gittata degli incantesimi. Però per farlo devi stare fermo. Ricomincia, torna Cirrus. Vedete che inizia ad ondulare, poi boom! Con tutto il corpo si schianta da un lato, tentando di colpire Galjit e la sua nemesi. Ce l'ha con Jackie di brutto. 18? Ho 18, quindi mi prendi. Ok, e becca anche Jackie. Sono 8, 5, 5, 18. Mi prendo e uso la mia reazione per fargli la bua. La bua, ci provo a fargli la bua. 10 più 8, 18. No. Porca troia. Questo qua ci avrà 20 come cosa. 18 e non passa. Fatto questo, poi si gira verso Kenshi, Marcus e Shiran e... di nuovo laserone. Io mi devo levare dal cazzo. 18? No, 19. Ok, 17? Oh, 17. Ti prende, il laserone parte, tu in verità sei proprio sotto, quindi ti fa... il pelo quando parte, ma tu sei subito dietro di lui, quindi ti c'entra. 29 danni. Uff! Wow, vado sotto. Vai zero, okay. Vado giù. Va a meno uno in realtà. I'm dead guys. Cioè, okay, non sono, sono giù. Adesso tiri contro morte a meno che qualcuno non ti stabilizzi. Viene colpito anche Marcus. Marcus è ancora fermo, immobile, non si sta muovendo. L'ha preso? Sì. Gli ha fatto male cane? E vedendo Shiran probabilmente sì. È ancora in piedi? Sì. Inamovibile. Julie. Scusate, fermi, mi sono scordato che nel turno di coso mi devi tirare il D4 danno di, del marchio. 2. 2, perfetto, ok. Subisce 2 danni. Allora, io posso muovermi di 5 caselle. Mi sa che non ci arrivo, tra l'altro, sì, a Shiran. Sì. Ok, allora, la scena è questa. Io inizialmente vedo lei cantare, danzare, avvicinarsi a questo coso. Inizio a percepire dietro la mia schiena una sorta di calore. Estraggo la mia balestra e vedo gli effetti del suo incantesimo. Io ricordo molto bene questo calore. Non so che dire, non so che fare. Istintivamente, appunto, mi volto subito verso Jasper. Jasper, aiuta Shiran! Dopo di te tocca proprio agli NPC. Jasper e inizialmente sotto shock. Poi quando tu gli urli questa cosa si riacchiappa e mi utilizza tutta l'azione di corsa per andare qui. Ma sicuro? Ok. Marcus. Svegliete. Bella quella X di me. È un 1 naturale o un 20 naturale? No, è un 20 nat. Sto pensando a come gestirmelo. Cazzo, mi resuscita e divento anche Dio. Ok. No, questo è Marcus. Quanti di voi hanno visto l'episodio di Leto? Solo il primo io. Ok, allora questo vi suonerà nuovo. Dalia vede che Marcus era rimasto lì fermo così. Appunto, la spada era fra le sue mani ed è caduta a terra. Inizia a vibrare. Poi inizia a muoversi in maniera disconnessa, in maniera umana. Si ingobbisce, senti proprio rumore che per te è normale, un rumore familiare, il rumore di legno che si piega leggermente. E vedi la congiunzione fra la parte della mandibola e la parte superiore del casco che iniziano a tirarsi, iniziano a strecciarsi finché... e tira anche lui un enorme urlo. Questo lo sentite tutti. Non capite che cazzo sia. La parte sotto e la parte sopra si sono divise creando queste fauci di legno. Sembrano quasi dei denti di squalo che appunto si
formano in maniera abbastanza randomica fra il sopra e il sotto. È Gatsu il cavaliere nero. No, è Marcus 01, esatto, è un berserk. È un evangelio. È l'elmo di Sauron, praticamente. L'elmo di... Si gira e si avventa a mani nude verso il mostro e mi fa attacco. Attacco e azione bonus. Ok, tu Dalia vedi Marcus che si avventa, si lancia contro il gigantesco demone. Tu a un certo punto Kenshi vedi questo coso che si proietta mm-hmm. e inizia con gli artigli a strappare e con le fauci inizia a mordere. Vedi proprio schizzate. Poltiglia. Beh, che dire. He's a strong guy. C'è Jasper che è un po' intimidito dalla cosa. Ma un pochino. Ha i suoi due cilindretti di metallo. Vedete, fa... Tu sei sdraiata per terra, mette i due cilindretti praticamente all'altezza delle tue orecchie, ti stabilizza, non devi più farmi i tiri salvezza contro morte e un punto ferita. Thanks, sì. Jasper. Sta lei che praticamente è bruciata da qui in su con i capelli sparati. Io stavo trattenendo il respiro, cioè non so se ero tipo lì. Ok. Dio, che culo che c'è Jasper. Mm-hmm. Sì, se no, raga. Che culo. Jackie tenta di colpire. Non lo lascio per Jackie è un po' imbarazzato. Mette le mani. Oh no. Che cosa fa? Gli spuntano due manine. Sei tipo quelle dei video. Sì, esatto. No. Esatto. Ha visto il mostro schifoso più grande, no, di lui e si è un fatto, po'. Ha fatto. Esatto. No, Jackie, tu fai più schifo di lui. Attaccalo. È la mia volta. È la tua volta. La routine riprende. Dai. No. 9 più 8. We are unlucky, bro. Ho fatto faville fino al boss finale. Ah, la forza dell'amicizia ti farà tirare di nuovo. Non funziona così. No. No. Piuttosto che rimanere lì fermo come un cretino, utilizzo disimpegno, sì, come azione scaltra e vado sul pugnale. Perfetto. Mi sa che lo prenderò al prossimo turno. Praticamente ti muovi, sei sopra il tuo pugnale. Esatto. Prossimo turno non lo prendo, mi riavvicino e attacco. Esatto. Sì, 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 assolutamente. Appunto, quando l'hai lanciato, finito lì per terra, l'hai visto benissimo dove era atterrato, non hai difficoltà a riacchiapparlo anche in mezzo alla merda. Kenshi. Beh, allora, davanti a me diciamo una serie di informazioni un po' particolari, cioè Shiran che è stata blastata, Marcus che è diventato scemo. Dalla situazione vedo che comunque Shiran è stata rimessa in piedi in qualche modo da Jasper, quindi la mia preoccupazione cala un pelo e la rabbia monta, quindi rinvigorito anche da quello che sta facendo Marcus, decido di attaccare con tutta la rabbia possibile, l'abominio che ho davanti a me. Torno in ira. Torno in ira e attacco, diciamo, con tutto me stesso, brandendo la spada comunque a due mani, la bestia. Bestia. Ti prego. Quindi a due mani fai il danno maggiorato, eccetera. Sì, ho praticamente a due mani ho... Prego. Sì, ho 11 più 4 più 3 primo tiro, non passa immagino. 18 no. 18 no, non passa. 20 naturale. Oh, sì, sì, che godo. Sì. Che godo. Dagli dei 4 di 8. Finalmente. Pancalo. 2. No. 4. 4. 10. 10. 7. 17. Più 2 di danni dell'ira. 19. Più 4 di forza. 23. 23 danni. Yes. E non c'è l'infusione. Yes. Beh, attacco extra. Dai, ritiriamo. Ti prego, fammi fare una cosa. Questo è oddio, un 16 più 4 più 3. E ricominciamo la giostra. Prego. 6. Sì. Yes. 7. 6. Yes. 13. 2, 15. Più 4. 19. Boom! Tira una ravanata che prima una, poi l'altra, e il braccio, quello tipo gigantesco, grossissimo, crolla macellato a terra. La creatura fa questo grido dissonante che sembra provenire da tante voci in coro diverse, mentre inizia a muoversi e a traballare su se stesso. Shiran. Quindi lo vediamo barcollare, sì, un po' come i mostri di Monster Hunter che li vedi visibilmente zoppicare. Sono lievemente incazzata, ma anche stanca, però incazzata allo stesso tempo, quindi... Come i bambini, come che i si bambini arrabbiano quando sono stanchi. Esatto, tipo... Mi trascino, proprio arranco. Gli striscio, uso mani brucianti, slot livello 3. Prego. Ti gusta? Si accomodi. Devi fare un tiro salvezza su destrezza. Che bello. È un cono... 4 metri e mezzo davanti a lui. Che bello. Se lo fallisci, ti prendi la metà dei danni. No, se lo supera, esatto, prende la metà dei danni. Scusami, se sì, sì, se lo fallisci, sì, sì, nel senso. Ah. 5 di 6. Siamo la ola. Oh.
4, 2, 5, 5, 2. 18 danni. Vi aggiungo anche por parler che fuoco è debolezza di questa creatura, quindi tutti i danni. Non avevo immaginato che erano deboli al fuoco per la faccia che si liquefaceva. Esatto, quindi si raddoppiano tutti i danni e la scena è questa. Shiran, vedete che si dà uno slancio, si trascina la creatura fra pezzi che stanno colando, urla e tutto quanto. Vedete che allarga ancora una volta le zanne da coccodrillo. Vedete dentro la testa di Syrros ancora lì tutta fusa che inizia a guardarsi febbrilmente intorno per vedere cosa fare. In quel momento ai suoi piedi vede Shiran lì tutta debole che si sta trascinando, che la sua stessa bocca si deforma allargandosi per avventarsi su Shiran per mangiarla. Ti posso fare una micro aggiunta? Sì. Ok, mentre tu fai tutta questa roba figa, io sono lì che arranco e penso, so che vorresti che io ti chiamassi e parlo con Rasmonidianas, ma posso farcela da sola. E mani brucianti in faccia. Voi avete un attimo di oh cazzo, la bocca, le fauci si stanno per richiudere su Shiran e la farcisce come un cannolo, sì, ma con le fiamme. Prendi quel dado con l'uno e mettitelo nel culo, Syrros. La creatura letteralmente viene riempita dalle fiamme, inizia a gonfiarsi come un pallone finché Madonna, che kill steal. Può essere proprio sì, kill steal. Inizia a piovere quella sostanza, quel liquame e ancora una volta piomba il silenzio, rotto soltanto dal pianto sommesso di un nano e da un fitto vociare che proviene da fuori. Qualcosa rotola ai piedi di Galgit. È il teschio di Syrros, ormai totalmente spolpato. E in quel momento coglie la tua attenzione una placca in particolare, che ancora non avete visto perché è rimasta coperta dalla pelle. Sta proprio al centro della fronte, a unire una crepa che seziona il teschio in tre. E questa placca presenta il simbolo che avete già visto su quel manifesto, il simbolo dei balocchi.